Sta arrivando la primavera, abbiamo voglia di stare all'aria aperta e come tutti gli anni qualcuno comincerà a valutare l'ipotesi di acquistare una bicicletta elettrica o a pedalata assistita per muoversi in città. È un'ottima idea, ma prima di fare l'acquisto è bene conoscere alcune semplici regole della normativa italiana sulle biciclette a pedalata assistita, altrimenti si rischiano veramente delle sanzioni molto molto salate oltre che a diversi altri rischi. Fate bene attenzione perché ve ne parlo in questo video. La prima cosa che dobbiamo fare è chiarirci sulla terminologia, perché a volte si parla di bici elettrica e di bici a pedalata assistita in maniera indifferente e in realtà anche io farò così, perché l'uso comune per riferirsi ad una bicicletta con un motore elettrico è quello di bici elettrica, anche se in realtà non è la terminologia più corretta, perché quella giusta sarebbe bici a pedalata assistita. E già in questa terminologia, pedalata assistita, abbiamo alcuni indizi su quelle che sono le regole tecniche che devono osservare queste biciclette per essere formalmente legali. La normativa che disciplina i dati tecnici delle biciclette elettriche o a pedalata assistita è il regolamento UE 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che viene recepito anche dall'Italia e integrato nell'articolo 50 del Codice della Strada. I velocipedi sono veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. Sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW, la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge 25 km orari o prima se il ciclista smette di pedalare. Questa è la definizione di riferimento e in questa definizione in realtà c'è tutto quello che dobbiamo sapere. Adesso la analizziamo punto per punto. Tutta la prima parte dell'articolo riguarda i velocipedi, cioè le biciclette normali. Poi c'è una parolina molto importante che è sono altresì velocipedi, cioè sono considerati alla stessa maniera, sono considerati alla stessa stregua di biciclette tradizionali anche le biciclette a pedalata assistita, purché vadano a osservare una serie di requisiti tecnici. Innanzitutto devono essere biciclette a pedali e a pedalata assistita. Questa è la grande differenza con quelle che possiamo considerare un po' biciclette elettriche. Le bici a pedalata assistita sono biciclette che hanno un motore elettrico ausiliario, cioè è in grado di dare un'assistenza, un aiuto alla pedalata del ciclista, che però rimane imprescindibile. Una bicicletta a pedalata assistita non può muoversi con l'utilizzo di un acceleratore sfruttando solo il motore elettrico, ha bisogno dell'input del ciclista con le sue gambette sui pedali, quindi non potete muovervi se non pedalando, e a quel punto il motore elettrico potrà darvi una mano per fare meno fatica. Tutte quelle biciclette che hanno l'acceleratore, che da fermo basta girare o premere o qualsiasi altro tipo di azionamento che permette di dare energia al motore elettrico e farvi muovere senza muovere le gambe, non sono considerate dei velocipedi, quindi rientrano in una categoria diversa. Il motore ausiliario deve avere una potenza nominale continua massima di 0,25 kW. Ecco, questa forse è la parte un pochino più complessa da capire, perché entrano in gioco un po' di numeri. Il regolamento europeo che vi ho prima menzionato va a chiarire anche questa terminologia. La potenza nominale continua massima è la potenza su 30 minuti all'albero di uscita di un motore elettrico, come da regolamento UNECE numero 85. Andando dunque a leggere nel dettaglio questa normativa, capiamo che la potenza nominale continua massima è quella potenza che il motore è in grado di generare per mezz'ora in maniera continua senza andare ad alterare il suo equilibrio termico, cioè senza andarsi a surriscaldare. Attenzione, perché il passaggio è molto sottile, parliamo di una potenza nel tempo, non una potenza presa come dato singolo, ma una potenza espressa nel tempo. Questo significa che è una potenza che è diversa rispetto alla potenza di picco, che tendenzialmente è molto superiore. Di nuovo, per farvi un esempio pratico, i motori tendenzialmente sono associati a batterie con tensione interna di 36 volt e hanno un controllore elettrico
che opera a 15 A. Moltiplicando la tensione della batteria per il controllore elettrico otteniamo la potenza di picco. Per un motore classico siamo sui circa 540 watt. La potenza di picco è una potenza che è diversa per tutti i motori, anche a parità di potenza nominale. Quindi non è detto che tutte le bici che hanno un motore da 250 watt abbiano la stessa forza per farvi accelerare, hanno la stessa coppia motrice espressa in newton metri. No, possono avere una coppia diversa e delle potenze di picco anche molto molto differenti. Che cosa succede? Che quella potenza di picco magari può essere espressa per 10 secondi, 30 secondi, dopodiché la temperatura del motore sale e per rientrare nella normativa viene tagliata. Ora sorgono un po' di problemi perché molti produttori di biciclette elettriche dichiarano una potenza generica del motore senza andare a specificare se si tratta della potenza nominale oppure della potenza di picco. È così che ci sono alcune biciclette elettriche che apparentemente non sono legali perché hanno magari una potenza di 500 o 600 watt, ma in realtà possono circolare sulle nostre strade perché hanno una potenza nominale continua di 250 watt. Ci sono anche altri casi in cui i produttori non dichiarano questo dato mettendo un generico 350 watt, per esempio, sperando che la gente ci caschi e acquisti lo stesso quella bicicletta pensando che quello sia il dato della potenza di picco, ma in realtà quello è il dato della potenza nominale e di conseguenza quella bici non è regolarmente utilizzabile sulle nostre strade pubbliche. Infine, l'ultimo dato tecnico che emerge dall'articolo 50 del codice della strada è il limite dei 25 km orari. Il motore elettrico di una bici a pedalata assistita può fornire assistenza fino al raggiungimento dei 25 km orari. Dopodiché deve staccarsi e in ogni caso deve staccarsi nel momento in cui il ciclista smette di pedalare. Questo significa che con una bici elettrica o a pedalata assistita non posso andare oltre i 25 km orari? No, affatto. Significa semplicemente che dopo i 25 km orari sono affari vostri, dovete spingere con le gambe e il motore non potrà più darvi una mano. Piccolo riassuntino, quali sono i dati tecnici importantissimi da tenere bene a mente? 1. La bicicletta deve essere una bicicletta pedalata assistita, quindi non deve avere l'acceleratore e il motore deve entrare in funzione quando voi andate a pedalare. 2. Questo motore deve avere una potenza nominale continua massima di 250 watt. 3. La bicicletta deve staccare l'assistenza nel momento in cui smettete di pedalare e nel momento in cui raggiungete i 25 km orari. Se questi requisiti vengono soddisfatti, la vostra bicicletta elettrica o a pedalata assistita viene considerata per la legge identica ad una bicicletta tradizionale, quindi dovrà rispettare le stesse identiche regole di circolazione che sono previste per le biciclette muscolari, per le biciclette normali, chiamiamole così. Ma cosa succede se invece io ho una bicicletta che non rientra nei parametri tecnici di cui vi ho parlato? Beh, in questo caso si configurano diverse opzioni. Esistono per esempio le cosiddette S-Pedelec, cioè Speed Pedelec, cioè delle biciclette a pedalata assistita veloci che hanno una potenza fino a 4 kW e raggiungono una velocità massima di 45 km orari. Queste biciclette in alcuni paesi europei sono regolamentate, in Italia no, e quindi vengono equiparate ai ciclomotori. La stessa cosa anche per le biciclette elettriche, così chiamate, che hanno un acceleratore, hanno anche in questo caso una potenza fino a 4 kW e un limite di velocità di 45 km orari. Queste vengono chiamate ciclomotori elettrici e anche per questi in Italia la normativa prevede che siano equiparate ai ciclomotori, cioè agli scooter, ai motorini. La normativa comunque è in continua evoluzione, quindi non è escluso che queste due categorie di biciclette, anche se la seconda sfora un po' negli scooter elettrici, possano venire regolamentate nei prossimi mesi, nei prossimi anni, magari con qualche regola in più rispetto alle biciclette a pedalata assistita lente, cioè quelle con un motore sotto i 250 watt e limitate a 25 km orari. Staremo a vedere. Per il momento queste categorie di biciclette vanno equiparate ai ciclomotori, come tutte le altre biciclette elettriche di qualsiasi forma e dimensione che sforano i limiti tecnici di cui vi ho parlato. Cosa significa se la bicicletta è equiparata ad un ciclomotore? Beh, semplicemente dovete soddisfare alcuni requisiti e dovete rispettare delle altre regole sulla strada, come se aveste un motorino.
Tra i requisiti ricordiamo il libretto di circolazione, la necessità di un'assicurazione, del casco, della targa, di un patentino almeno AM. E se quindi vi fanno un controllo e scoprono che la vostra bicicletta con cui state girando, magari senza casco, senza assicurazione, eccetera, eccetera, non rientra nei requisiti tecnici, avete delle sanzioni che sono le stesse sanzioni previste per l'utilizzo irregolare di un ciclomotore. Insomma, vedete che anche le sanzioni pecuniarie lievitano parecchio, soprattutto perché non avete magari la patente, ma comunque questi sono i valori minimi e poi possono sempre salire. La domanda sorge spontanea: ma se io ho una bicicletta elettrica che non è regolare, non soddisfa quei requisiti tecnici di cui abbiamo parlato, posso in qualche modo omologarla e rispettare la legge con il patentino, la targa, l'assicurazione, eccetera, eccetera? Sì, in teoria sì, bisogna rivolgersi alla motorizzazione. Di fatto è molto molto complicato perché la normativa è lacunosa, le motorizzazioni non sanno bene come fare, noi ci abbiamo già anche provato, ma abbiamo capito che è praticamente impossibile nei fatti. Dovrebbero essere i produttori a occuparsi di questa omologazione, ma non sempre lo fanno, anzi soprattutto quelli cinesi non lo fanno mai. Ora arriviamo a un punto un po' delicato, perché insomma non sono nato ieri e so perfettamente che basta guardare fuori dalla finestra in una città come Milano, ma così funziona in tutta Italia, per rendersi conto che le biciclette elettriche che circolano molto spesso non sono legali. Questo significa che non vengono mai eseguiti i controlli? Assolutamente no, infatti la cronaca di tanto in tanto ci riporta degli esempi di persone che sono state multate eccetera eccetera per aver utilizzato delle biciclette non conformi. Sul sito della polizia locale del comune di Verona, per esempio, è riportato in fondo alla scheda che vi spiega insomma quali sono le regole da rispettare con una bicicletta elettrica un link ad un articolo in cui un nonnetto poverino era stato multato perché a sua insaputa stava utilizzando una bicicletta elettrica non conforme e era incappato in un incidente. Tutto sommato, girare in città con una bicicletta vi espone al rischio di incidenti anche banali, e magari per un incidente banale scattano dei controlli e vi beccate una multa che è costosissima e oltre a vedervi magari il vostro mezzo sequestrato e poi distrutto. Questo nel caso in cui non ci fossero dei feriti, perché immaginate di investire un pedone con la vostra bicicletta elettrica illegale che pesa 35 kg e sta viaggiando a 45 km orari. Voi vi farete male e il pedone si farà molto male. Il rischio è veramente di trovarsi inseriti in una causa di risarcimento da cui non uscite più e che vi può veramente rovinare la vita dal punto di vista economico finché campate. Quindi occhio, pensateci bene prima di acquistare una bicicletta elettrica con potenze fuori norma, con un acceleratore o con limiti di velocità inesistenti, perché il gioco non vale la candela. Anche perché esistono un sacco di biciclette elettriche perfettamente regolari, noi ogni tanto vi portiamo le recensioni delle migliori di queste bici, che vanno benissimo e riescono a soddisfare pienamente tutte le esigenze di un ciclista urbano. A proposito delle migliori bici a pedalata assistita, nelle prossime settimane uscirà un video completissimo sulle migliori bici completamente legali da acquistare in questo 2024. In descrizione invece vi lascio l'articolo completo con tutta la normativa scritta, così potete leggervi tutti i punti, segnarveli bene nella vostra testa e ricordarveli nel momento in cui andrete magari a valutare l'acquisto di una bicicletta elettrica o a pedalata assistita. Per questo video invece direi che è tutto, come sempre se vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al nostro canale. Io sono Matteo, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!